Valentina Bellè, Lorenzo Richelmi, una questione privata nel film dei Taviani, siete Fulvia e Giorgio. Quindi? E quindi vai. E quindi siamo due ragazzi, appunto, che alla soglia dei 20 anni si ritrovano di fronte a un fatto incredibile come la guerra, la seconda guerra mondiale. In particolare, appunto, Fulvia, diciamo che essendo donna, se ne va, giustamente, e mentre Milton e Giorgio, due ragazzi, sono costretti e anche per scelta, insomma, vanno al fronte per combattere per la propria libertà. Fulvia, tu fai innamorare un po' tutti e due questi ragazzi. Addirittura dimenticare la guerra quasi. Li faccio sì, nel caso di Milton sì. Guarda, sì, Fulvia rappresenta un po' il centro del Eh triangolo, beh, il sicuramente centro sì. del triangolo. Sì, lei è molto ambigua, l'ambiguità si sa, caratteristica femminile molto attraente. Chissà se lo è volutamente o semplicemente perché sta scoprendo cosa, la femminilità, sta scoprendo, è molto giovane e quindi anche magari il gioco, lo stuzzicare. E quindi questo. Avevate letto il romanzo di Fenoglio? Vi ci siete ispirati oppure avete preferito andare così per la vostra strada liberamente? No, l'abbiamo letto, certo, l'abbiamo Beh, letto. no, certo. Sì, Però poi. c'è anche da dire che appunto il film dei Taviani è un'altra cosa. Quindi noi chiaramente è sempre una buona base di informazioni per costruire il Certo. personaggio e per attingere. Però poi Sì, infatti sì. dovevamo fare quello che voleva Paolo. Sì, perché è chiaro, per studiare più approfonditamente non c'era, no, mezzo migliore che leggere il romanzo. Adesso lo prendiamo. Luca Adesso lo che prendiamo, Luca. sfugge. Non c'era mezzo migliore del romanzo. Poi scopre, per arrivare sempre più preparati. Poi sul set con Paolo si è scoperto che invece c'era tutta una lettura molto personale dei maestri con cui abbiamo lavorato. Insomma, l'occhio E, registico dei sì, Taviani sì. Poi è fedele, comunque. ma si allontana da Sì, quello che era sì, il sì. testo di Fenoglio. Soddisfatti, immagino. Questo mai. Ce lo direte voi se dobbiamo Esatto. esserlo, ce lo direte voi. L'attore soddisfatto è un attore che non Ah, è molto è esatto, è molto finito. difficile.